Allora, siamo con la dottoressa Carlini al Teatro Acropoli, sito presso la scuola secondaria di primo grado Gramsci, facente parte dell'Istituto Comprensivo Sestriast. Hai capito? Siamo perfetti. Parliamo di un progetto che riguarda, penso, i bambini, i ragazzi, progetto benessere. Di cosa si tratta? Allora, è un'occasione veramente preziosa e direi unica, non c'è un precedente. Tant'è che siamo ancora nel rodaggio, in questi incontri in cui la concertazione delle attività è in evoluzione, si capisce che questo progetto sta prendendo forma. Si tratta di un progetto promosso dal Ministero e dall'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, viene effettuato in alcune regioni, quindi noi siamo una regione all'attenzione, no, del Ministero, importante, diciamo. E diciamo si scinde in due campi, in due livelli di attenzione. C'è un ramo più pediatrico e quindi riguarda un aggiornamento della somministrazione dei farmaci a scuola. Una cosa molto importante, si sta parlando tutti i giorni di questa vaccinazione, sì, vaccinazione no. Perfetto, non entriamo in questo campo. No, assolutamente, non siamo, a meno, io non sono la persona più adatta, non sono medico. Sono contento che lei non sia la persona più adatta. No, assolutamente. E poi ci sono anche degli psicologi, quindi oltre ai pediatri, che trattano le criticità dei bambini, delle preadolescenti, rispetto alla scuola, rispetto ai comportamenti in classe, rapporti scuola-famiglia, quindi la gestione, insomma, della relazione tra nella popolazione scolastica, quindi tra gli alunni, con i genitori, con i docenti, tutte le problematiche. Se non mi sbaglio, probabilmente una delle parti più importanti di questo progetto credo che riguardi il famoso bullismo. Anche, sicuramente ci sarà un'attenzione a questo fenomeno, c'è bisogno di parlarne in maniera corretta, perché c'è un po' di, come dire, di enfasi a volte, no? Ci sono ormai un po' inflazionato questo termine, è un fenomeno che esiste, non va mai preso sotto gamba, il livello d'attenzione deve essere sempre altissimo, però, come dire, non va confuso con atteggiamenti e comportamenti che devono essere assolutamente ripresi, ma che non sono ascrivibili al bullismo. Quindi sarà anche questa un'occasione importante per parlarne. Guardi, dottoressa, le do proprio là. Ora io ripeto, riporto quello che ho letto, perciò non sono sicuro né che sia vero né che sia una fake news, però ne parlo con la dottoressa che è sempre a contatto con i bambini. Pare che sia uscito un gioco su di quelli che usano tanto i ragazzini, no? In cui si possa usare violenza sulle donne, ne sta parlando tutti, ci sono sui social, cioè siamo arrivati a dei livelli che, al di là del discorso che i genitori devono controllare i ragazzi, che oggi tutti hanno la possibilità di avere un cellulare, di avere un PC, di andare un mondo connesso, cioè cosa sta succedendo in questo mondo? Sì, purtroppo c'è un uso dei social, un uso della rete assolutamente improprio. A volte si pensa che queste nuove generazioni, proprio perché sono nativi digitali, abbiano anche, come dire, già nel DNA, no? La capacità di gestire in maniera adeguata questi dispositivi. Non è così, tant'è che io ritengo una scuola innovativa, non una scuola piena di computer, piena di tablet, certo, ma una scuola anche con meno tablet, anche con meno dispositivi, ma capace di insegnare a farli usare. E questo è un po' uno dei nostri obiettivi più ambiziosi. Cioè, la cosa più importante, dottoressa, e concludiamo, è parlarsi. Più che usare la macchina, usare la lingua, il cervello. L'aspetto umano, questo devo dire, me lo riconoscono un po' tutti e ne sono orgogliosa, per me è proprio prioritario, assolutamente. La ringrazio. Grazie a lei. Come vi hanno anticipato, oggi vi illustreremo un pochino il progetto Benessere a Scuola. Noi siamo tre psicologi, io sono la dottoressa Costa Chiara, il mio collega Federico D'Antonio, Paolo Esposito. E appunto questo progetto è stato voluto dal Ministero dell'Istruzione, un progetto sperimentale con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e andare a raccogliere quali siano i bisogni principali delle scuole.
Quindi insieme appunto al Ministero dell'Istruzione, al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e la Società Italiana di Pediatria, appunto questo progetto che è pilota è stato avviato in 3 regioni italiane, rispettivamente Calabria, Abruzzo e Liguria, quindi coinvolgendo più o meno una 60 di istituti scolastici. Quindi le azioni previste da questo progetto mirano alla formazione e alla sensibilizzazione del corpo docente e agli studenti e appunto di voi genitori che venite tirati in causa in prima persona. Quindi il tema del benessere è il tema principale e comprende, per quanto riguarda la parte dei pediatri, in merito all'educazione sanitaria e alla somministrazione di farmaci. Per quanto riguarda invece noi, l'attività di supporto psicologico all'interno dei gruppi classe. Quindi, brevemente le figure quindi coinvolte in questo progetto siamo noi psicologi e il pediatra di riferimento, come vi dicevo. E vi illustro brevemente quali sono le fasi di questo progetto. Quindi c'è stato un collegio docenti come apertura del progetto in cui è stato presentato e deliberato quindi il progetto. In questo incontro, in questo collegio, buonasera, c'è stata la somministrazione di questionari ai docenti proprio per rilevare quali secondo loro fossero i bisogni principali delle loro classi, quindi degli studenti che loro conoscono. E poi come secondo passo c'è l'incontro con i genitori, che è oggi qua in atto, dove appunto verrà presentato il progetto e si parlerà anche un pochino del consenso del consenso informato e della privacy. Poi, in seguito, una volta ottenuto il consenso da parte di voi genitori, andremo a incontrare i vostri ragazzi, i vostri bambini, e somministreremo anche a loro un questionario in forma anonima, proprio per rilevare le loro esigenze e i loro bisogni principali. A seguito di questo, quindi anche dalle rilevanze, dalle risultanze di questi questionari, andremo avanti con degli incontri tematici, sia con i docenti che con voi genitori e con gli alunni. Quindi, parlo brevemente ancora del questionario degli alunni perché riguarderà principalmente le classi della primaria, le ultime due, quindi quarta e quinta della primaria, e poi tutte le classi invece della scuola secondaria di primo grado. È un questionario anonimo, pensato proprio ad hoc per i ragazzi di questa età, quindi anche in una forma a loro comprensibile e facile utilizzo, e appunto va a indagare i bisogni della classe, degli alunni. A questo seguiranno appunto degli incontri proprio con le tematiche che risulteranno principali. Qui chiediamo ancora mano a voi per appunto andare a indagare quali secondo voi sono i bisogni, quali secondo voi sono anche i progetti di intervento che si possono attuare concretamente in relazione a questi bisogni. Quindi lascerei un attimo la parola al mio collega per quanto riguarda i bisogni proprio dei ragazzi a questa età evolutiva. Siamo col dottor Federico D'Antonio, psicologo, siamo qui al Teatro Acropolis per questo progetto per quanto riguarda per ora, credo, i bambini scolari delle elementari, sì. Progetto benessere, mi sembra più o meno ci ha introdotto il discorso la dottoressa Carlini, abbiamo capito più o meno che si parla un po' del disagio, di tutti i rapporti che ci possono essere tra la scuola, i bambini, la famiglia, un po' di tutto, però con lei magari vorrei parlarne un pochettino più approfonditamente. Sì, il progetto benessere è un progetto voluto da diversi enti che si sono uniti, in particolare sono il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, la Società Italiana di Pediatria e il MIUR. Questo incontro ha prodotto poi quello che è un intervento nelle scuole a più livelli, quindi sui docenti, i genitori e gli alunni. Si divide in due fasi, quella di una raccolta di bisogni e anche di ipotesi di intervento e poi un successivo intervento misurato su questi argomenti che poi sono stati sondati in base alla rilevanza che hanno avuto. Si parla di infanzia, ma anche di adolescenza e di problematiche che incidono queste fasi dello sviluppo. Ecco, io le faccio una domanda che magari la troverà banale, perché giustamente io non sono più un ragazzino, come si vede, sono un diversamente giovane. La differenza è che al di là del discorso di quegli strumenti che oggi hanno a disposizione i ragazzi e i bambini al contrario nostro, ma che differenza c'è tra la gioventù di una volta e la gioventù di oggi che, tra virgolette, ha altri problemi, ma paiono più gravi dei problemi che avevamo noi alla stessa età? Sì, oggi
l'argomento è ampissimo. Io posso fare un esempio: il fenomeno del bullismo oggi se ne parla tantissimo, è stato amplificato dall'utilizzo dei social network attraverso quello che è stato chiamato il cyberbullismo. Delle statistiche dicono che in Italia il 16% dei bambini hanno subito atti di bullismo, e quindi non, situazioni che sono chiamate sfavorevoli per l'infanzia, in particolare eventi sfavorevoli infantili, e il bullismo rientra tra questi. E quindi, come dicevo, amplificato da questi mezzi che permettono ai bulli, cosiddetti bulli, di agire sulla vittima, sul bullizzato, attraverso mezzi indiretti, quindi nascondendosi dietro dei profili virtuali. Cosa che magari invece quando eravamo ragazzini noi, quando si faceva così, finiva magari a qualche spintonata, però la cosa finiva lì. Oggi invece è tutto molto più complicato. Sì, perché poi tra l'altro il fenomeno del virtuale cosa fa? L'evento si amplifica anche a livello di attori, perché sulla rete alla quale hanno accesso tutti, i bulli si moltiplicano, ecco, e questa è anche una delle altre conseguenze negative. Volevo farle una domanda, mi perdonerà il mio amico Piero, ma io sono curioso quando incontro queste persone che tutto sommato si occupano di queste cose. Perché secondo lei, sempre che abbia azzeccato l'argomento, la gioventù, i bambini oggi sono più cattivi rispetto alle generazioni precedenti? Lei pensa questo, percepisce? Ma per quello che vedo sono più cattivi, anche perché io facendo questo tipo di lavoro ascolto molto, sento molto queste cose, e addirittura vedo, parlo con genitori, parlo con bambini che hanno subito ma veramente una malversazione che gli ha cambiato la vita, gli ha proprio addirittura bambini e bambine che sono diventate anoressiche. Ai tempi miei sì, c'era un po' il bullismo perché è sempre esistito, io ho fatto il servizio militare, c'era anche all'epoca, però nessuno si è mai suicidato e nessuno si è mai trovato a diventare anoressico. Come mai hanno questa cattiveria dentro, forse? Che io la chiamo cattiveria, ma non sono del mestiere, dottore, perciò sono un neofita, sono un curioso. Si può parlare di aggressività. Aggressività, sì, forse più che cattiveria, sì. Aggressività. L'aggressività è un fenomeno che nasce nella relazione tra pari. È un fenomeno che possiamo anche chiamare, che fa parte della sfera dell'immaginario, quindi delle relazioni. Fa parte delle relazioni ed è anche uno strumento che in adolescenza è usato per misurarsi con chi è più vicino, diciamo, al soggetto, e può avere conseguenze drammatiche. Poi su questo fatto che oggi rispetto a prima, sinceramente, non si può adesso sapere. Se ci porterebbe poi troppo distanza. Sì, però è vero che è una problematica che può avere anche conseguenze drammatiche. Sì, questo, sì. Le faccio l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Forse la diversità, questo è un mio pensiero, la diversità è anche forse a livello genitoriale, ora chiaramente i genitori mi spareranno, perché forse i genitori di una volta spiegavano al bambino che doveva difendere il bambino più debole, magari il compagno di scuola magari più debole, più diciamo così, più meno forte. Invece oggi magari gli insegno al contrario: se vedi uno debole, dagli addosso invece di aiutarlo. Forse così. Beh, sicuramente la società contemporanea è nella direzione dell'individualismo, quindi l'individualismo tende a premiare, diciamo, il più forte a scapito del più debole. E questo è l'insegnamento non solo dei genitori, ma anche dei media e della vita e degli obiettivi che si possono raggiungere. Oggi sembra che appunto il proprio vantaggio è la conseguenza dello svantaggio degli altri. Ecco, questo è l'insegnamento di oggi. Una società più collettivistica, come quella che magari era in passato, di sicuro non metteva primo tra tutti l'individuo, ecco. Io la ringrazio, molto gentile, alle prossime, grazie, grazie. Sì, allora, nella fase appunto di raccolta dei bisogni verranno somministrati dei questionari ai bambini. C'è il microfono, sì, perché si sente poco. Ah, scusate. Sì. E,
come dicevo, questi questionari serviranno per sondare quelli che nei bambini possono essere vissuti i risultati e i vissuti stessi come eventi sfavorevoli dell'infanzia e dello sviluppo. Questi eventi sono situazioni che i bambini possono vivere e hanno un'incidenza negativa sullo sviluppo delle competenze emotive e cognitive. È per questo che viene fatto a scuola e quindi osservando da vicino quello che avviene a scuola, perché gli effetti di determinate problematiche il bambino li vive a scuola. E in infanzia questi eventi sono vissuti in modo ovviamente inconsapevole da bambini ad un livello meno consapevole, e poi successivamente nelle fasi dello sviluppo più avanzate i questionari sono anche più dettagliati, dove agli alunni viene chiesto di dare un nome a questi eventi. E, insomma, quindi gli eventi sfavorevoli infantili possono alterare il mondo delle relazioni e delle competenze del bambino, e noi andando a osservarli da vicino forniamo dei dati a livello nazionale, quindi al Consiglio Nazionale della Psicologi, poi verranno elaborati e è prevista poi una fase successiva di un intervento, perché nei questionari quelli che noi somministriamo ai docenti, quindi nella fase diciamo di raccolta di bisogni da parte dei docenti, viene chiesta anche un'ipotesi di intervento, quindi quella che secondo chi lavora con i bambini è considerato la forma di intervento più adeguata. Quindi è una osservazione, una raccolta di bisogni a 360 gradi sul mondo del bambino, direi. Esatto, abbiamo fatto un consunto di quello che è il progetto e adesso passeremo a interpellare direttamente voi. Quindi...